Ciao, io sono Sofì. Sofì è ammalata. Sofì, buongiorno, buongiorno. È ora di alzarsi. Mamma, non ho voglia di alzarmi. Ma Sofì, devi andare all'asilo. Ma non mi sento molto bene. Vediamo un po'. In effetti la tua fronte è scotta. Vado subito a telefonare alla dottoressa. Oh no, la dottoressa, io ho paura. Mamma, mi sento già meglio, sai? Oh, Sofì, non dirmi le bugie. Non ti preoccupare, vedrai che la dottoressa è bravissima. Vado subito a chiamarla. Uffa. Oh, buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno. Prego, venga nella camera di Sofì. Certo, la seguo subito. Eccoci qui, questa è la camera di Sofì. Che faccia spaventosa che ha. Sofì, saluta la dottoressa. Buongiorno. Buongiorno Sofì, ho sentito che qui c'è una bambina ammalata. No, non è vero, non sto male. Ah no? Ne sei proprio sicura? Sì, sì. Che sia forse questa bella bambolina ad essere ammalata. Può darsi. Beh, allora le facciamo una bella visita. Che ne dici? Ok. Ehi, è simpatica. Allora, per prima cosa prendiamo lo stetoscopio. In questa valigetta ho tutti i miei strumenti di lavoro. Bene, bene. Sofì, ora ti va di farmi ascoltare il tuo cuore? Ok. Ma che brava. Brava. Ancora. Bravissima. Ed ora guardiamo le orecchie con questo strumentino. Prima le orecchie della bambolina e ora quelle di Sofì. Bravissima, Sofì. Sei proprio brava. Bambolina, forza, apri la bocca. Bravissima. E ora la coraggiosa Sofì. Allora, tutto bene? La dottoressa ha visitato me e la mia bambola e ci ha ordinato la medicina. Esatto, Sofì. Uno sciroppo per la febbre e tanto riposo. Grazie, dottoressa. È stata gentilissima. No, si figuri. Ma mi raccomando, Sofì, segui tutto quello che ti ho detto e guarirai presto. Ok, ciao ciao. Grazie ancora. Mi raccomando, le dia la medicina e la faccia riposare. Oh, che mal di gola. Mi è venuta un'idea. Vediamo un po'. Sofia, che ci fai alzata? Dovresti essere a letto nel... Lo so, mamma. Ma ho la gola che mi brucia. Io ho bisogno di un gelato fresco. Ah, e va bene. Tu torna a letto, che ci penso io a portarti il gelato. Evviva! Prima la medicina. Brava. Non è tanto buona. Ed ora ecco qui il tuo gelato. Ammalarsi non è così tanto male. Ciao, oggi mi sono ammalata e la mamma ha chiamato la dottoressa e io avevo paura. Anche tu hai paura del dottore. Poi lei è arrivata ed era così gentile e simpatica che mi è passata la paura. E siccome avevo la gola che bruciava, la mamma mi ha dato un bel gelato. E tu ti sei mai ammalato? Ci vediamo presto. Ciao ciao!